Bravissimi poracci che mi avete riconosciuto l'esatto momento in cui la serie di Resident Evil ha iniziato una rapida discesa verso il trash assoluto, ma il più veloce è stato Alessio, che ha battuto tutti sul tempo. La risposta migliore è stata i pugni nelle mani. Lo sapete, sono una persona semplice, leggo una citazione di Maccio e non capisco più niente. Ma adesso vi voglio concentrati perché è già arrivato il momento di un nuovo round. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. You want more? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche se nessuno mi ha chiesto di farlo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che probabilmente dopo la pubblicazione sarò costretto a trasformare l'account in un canale dedicato alla finanza personale. Parleremo della conferma di uno dei tentati acquisti più clamorosi di sempre, di un leak che vorrebbe il ritorno di una serie storica su tutte le piattaforme e anche del vincitore del premio Ultimate Game of All Time, che di sicuro farà discutere tantissimo. Prima di iniziare però, lo sapete che all'interno dell'esercito poraccio c'è la leva obbligatoria? Avviando la riproduzione di questo video vi siete impegnati nel partecipare attivamente nella conquista poraccia non violenta di YouTube Italia. Siete costretti quindi a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. Lo dice la legge. Se poi volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, in descrizione trovate il link al Patreon, il Patreon dei poracci. Bene, io ho detto tutto, voi siete belli carichi, iniziamo! Partiamo con qualche news al volo, ma purtroppo si inizia con una notizia decisamente non buona. Nonostante Nioh: The World Ends With You sia stato promosso a pieni voti dalla critica, il gioco non è riuscito a conquistare il favore del pubblico. Ad annunciarlo è stata la stessa Square Enix, che nel report relativo alla prima metà dell'anno finanziario ha sottolineato come, nonostante l'ottima ricezione da parte dei fan, Nioh non ha dato i risultati sperati rispetto alle nostre aspettative iniziali. L'insuccesso si inserisce in un quadro generale di decrescita da parte dell'azienda, che nonostante ottime uscite del calibro di Outriders, Life is Strange e Nier Replicant non è riuscita a replicare i risultati degli anni scorsi, in particolare se paragonati al 2020 e all'uscita di Final Fantasy VII Remake. Che anche questo secondo episodio sia destinato a diventare una sorta di titolo cult tra gli appassionati? Il 7 dicembre arriverà su Switch 12 Minutes, thriller interattivo con visuale dall'alto uscito qualche mese fa su Xbox e PC. Si tratta di uno dei titoli indie che aspettavo con più impazienza, ma dopo averlo giocato e finito ne sono rimasto abbastanza deluso. C'è però chi l'ho apprezzato parecchio e se siete amanti del genere o anche semplicemente le premesse vi incuriosiscono, vi consiglio di provarlo. Però ecco, sono felice di averlo giocato gratis sul Game Pass. E a proposito di arrivi su Switch, oggi è stato reso disponibile anche per l'Europa il controller Mega Drive pensato per accompagnare l'arrivo della libreria Sega all'interno dell'NSO. Il prezzo è lo stesso del controller Nintendo 64, è la versione con 3 tasti invece che 6 e questa volta credo che non lo comprerò. Mentre per il Nintendo 64 ho un legame affettivo, trovo molto più difficile giustificare i 50 euro necessari per l'acquisto di questo controller. Certo, potrebbe diventare raro e da collezione, ma la situazione non mi convince. Voi lo prenderete? Vi segnalo poi che, nel caso non ve ne foste accorti, siamo in pieno clima Black Friday e stanno piovendo offerte da tutte le parti. Nel gruppo Telegram continuo a bombardarvi con gli sconti Amazon, ma tenete un occhio aperto anche sui vari store digitali come l'eShop e il PlayStation Plus, ma anche l'Epic Games Store, che ha appena dato il via a una gigantesca campagna sconti. Inoltre, se molte delle offerte Amazon vanno via in breve tempo, fate un salto anche nei negozi fisici come GameStop o le grandi catene alla MediaWorld, che più o meno sono tutte allineate sui prezzi da Black Friday. Fatemi sapere se avete approfittato di qualche sconto per portarvi a casa titoli che magari puntavate da tempo. Ma passiamo alle notizie del giorno. Per celebrare i 20 anni dalla nascita del brand Xbox, Microsoft ha messo online un sito interattivo molto interessante, che è una sorta di museo esplorabile. Al suo interno è possibile passare in rassegna tutti gli avvenimenti chiave della storia dell'Xbox,
tra momenti alti e altri decisamente bassi. C'è però una sezione importantissima che conferma un rumor che circolava ormai da tempo. Andando nella sezione del museo dedicata alla prima Xbox è possibile scorrere gli avvenimenti principali anche precedenti al reveal ufficiale, quello che vide come protagonisti The Rock e Bill Gates. Prima dell'ascesa in campo con Xbox, quindi è confermato. Microsoft provò ad aggredire il mercato dei videogiochi non con una console proprietaria, ma tentando di acquisire uno dei suoi più grandi attori, Nintendo. Leggenda vuole che i rappresentanti della grande N scoppiarono a ridere in faccia ai dirigenti Microsoft una volta ricevuta la proposta, ma questo all'interno del museo non è riportato. Non che poi la casa di Redmond non abbia avuto la sua piccola rivincita con l'acquisto di Rare nel 2002, un passaggio di proprietà a dir poco epocale che scombinò gli equilibri del mercato, non producendo però i risultati sperati. Vi consiglio comunque di visitare il museo perché è una galleria veramente ben fatta e racconta tantissimi retroscena interessanti. Inoltre è possibile anche vedere la propria storia, ripercorrendo alcune statistiche della gamertag associata all'account Live. Il mio primo login risale al 2007, al 29 novembre, con Halo 3. Quanti ricordi? E il vostro? Ora torniamo nel regno dei leak e dei rumor, la specialità di questo canale. Allora, si vocifera da un po' di mesi che Sony sia pronta a svelare a dicembre il remake di un titolo storico e ora tutti gli indizi puntano verso un solo nome, Chrono Cross. Però innanzitutto bisogna fare un po' di ordine per cercare di capire come si è arrivati a questo nome, titolo che tra l'altro conoscete tutti, vero? A ottobre ho coperto una notizia su Every Eye, dove era stato scoperto che durante un podcast una cantante folk, Eva McMahon, si era fatta sfuggire di aver registrato una canzone in irlandese per un'esclusiva PlayStation che doveva essere ancora svelata, che a quanto pare doveva essere un remake di un titolo molto famoso, ma lei, non essendo una gamer, non aveva la più pallida idea di che gioco fosse. In realtà il nome di Chrono Cross era già apparso a settembre, nel gigaleak del database di GeForce Now, che comprendeva una lista gigantesca di titoli non ancora annunciati. Nvidia aveva calmato le acque dicendo che si trattava non necessariamente di progetti ufficiali, ma di semplici placeholder inseriti nel database. Ora però un insider del settore, il cofondatore di Xbox Era, Nick Baker, ha unito i puntini affermando che, secondo le sue fonti, il remake in questione è in realtà la remaster di Chrono Cross, JRPG uscito nel lontano 1999 sulla prima PlayStation. Per Baker non si tratterà di un'esclusiva Sony, ma di un titolo multipiattaforma, quindi, secondo lui, probabilmente destinato a PlayStation e Switch con esclusione di Xbox, e il gioco sarà semplicemente annunciato da Sony, ma non sarà un'esclusiva, un po' come è successo ad esempio per Pragmata. Il fatto che il compositore della colonna sonora dell'originale Chrono Cross abbia twittato qualche mese fa un'immagine dove mostrava che era pronta a collaborare con McMahon per delle registrazioni sembra avvalorare ancora di più questo rumor, il che significa che probabilmente potremo vedere l'annuncio della remaster fra qualche settimana in occasione dei The Game Awards. Poi, se non avete la più pallida idea di che gioco sia Chrono Cross, maledizione poracci, abbiamo un problema. Si tratta del seguito spirituale di Chrono Trigger, altro JRPG che fece la storia del Super Nintendo. In un certo senso non ha mai raggiunto la popolarità del suo predecessore, ma si tratta comunque di uno dei JRPG più atipici e vasti dell'epoca. Uno di quei giochi, insomma, che varrebbe assolutamente la pena riscoprire. Voi ne avete mai sentito parlare? Preferireste un remake o una remaster di Chrono Cross? E chiudiamo la puntata di oggi tornando a parlare dei Golden Joystick Awards. Ne avevamo parlato qualche giorno fa. La manifestazione è una sorta di versione inglese dei The Game Awards e quest'anno, per celebrare il 50° anniversario dalla nascita dei videogiochi, alle solite categorie sono stati aggiunti anche dei premi speciali, tra cui spicca quello di Ultimate Game of All Time, il miglior gioco di sempre. Bene, la cerimonia si è svolta ieri e i risultati faranno parecchio discutere. Vediamoli insieme. Nessuna vera sorpresa per quanto riguarda i soliti premi. Gioco dell'anno va a Resident Evil Village, probabile vincitore anche di The Game Awards, miglior multiplayer a It Takes Two, miglior indie, Death's Door, e l'unico premio portato a casa dalla grande N è quello di Dread, che vince la categoria di miglior gioco Nintendo. Un successo. Ma andiamo nella categoria Ultimate. Sapete qual è il miglior hardware di sempre? Sul gradino più basso del podio abbiamo il Super Nintendo, la PlayStation 2 in seconda posizione e in vetta il PC. Una trollata, insomma. Mentre per il miglior gioco di sempre abbiamo in terza posizione Breath of the Wild, in seconda Doom, quello del 1993, e in prima Dark Souls.
Che ne pensate? Da non amante dei Souls, come scelta mi lascia un po' interdetto. C'è da dire però che le produzioni From Software sono tra le più influenti degli ultimi decenni e ormai il panorama dei Souls-like non solo è affollatissimo, ma sembra quasi il settore più importante dei giochi in single player. Quanti titoli si vantano di avere meccanica alla Souls pur non avendo nulla in comune con i titoli From Software? Comunque, sono classifiche che lasciano il tempo che trovano, ma sono curioso di sapere la vostra su questi premi. Intanto potete vedere la lista completa dei vincitori. Mi raccomando, nel giudicare questa lista, cercate di astrarre dai vostri gusti personali. Dark Souls è veramente il miglior gioco di sempre? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi riposatevi, fate i bravi e nerdate duro! Io sono il Poro Crono, Michele Souls, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!